Ben ritrovati, nuova puntata di Montafuzza Sud Pontino, la penultima di questa stagione. Parleremo appunto di campionati di calcio a 5 dalla C1 fino alla Serie D provinciali con interviste e commenti in studio. Di nuovo studio, parliamo di C1, semplicemente per ricordare che la Ginnastic Studiofondi, dopo l'ultima giornata giocata lo scorso 30 di aprile, ha vinto in casa contro il Circolo Tennis, formazione prima in classifica, ha vinto il campionato con 70 punti, giustamente con il morale alle stelle, quindi con poca volontà di farsi male. La Ginnastica è riuscita a battere questa squadra e quindi non è cambiato niente a livello di classifica, a livello di playout. 3-2 il risultato finale, prestazione positiva da parte della formazione di Massimiliano Paluzzi, marcatura d'opera di Guastaferro, Teseo, Edoardo Saccaro. Quindi, questo risultato contro il Circolo Tennis ha portato sicuramente a una soddisfazione finale la squadra del presidente Biasillo, ma comunque porta sabato prossimo, che verrà la squadra a giocare i playout in trasferta in base alla classifica: 35 punti per Ginnastica, 37 per Albano, e poi ci sono Atletico Civitavecchia e Civitavecchia con 39 e 32. Quindi in questo discorso di classifica in base agli accoppiamenti previsti dai playout, si va appunto con Albano, Ginnastica Studiofondi e Atletico Civitavecchia contro Civitavecchia. Queste partite verranno giocate sabato prossimo alle ore 15, giustamente a Civitavecchia e Albano per quello che riguarda il fondo. Quindi speriamo, insomma, che possa essere una giornata positiva per i colori fondani. Certo, è difficile perché comunque si va fuori casa, e fuori casa, perché stando la Ginnastica, non è stata molto positiva a parte la fase iniziale del campionato. Quindi dobbiamo solo augurarci che, essendo una partita da dentro fuori, la squadra venga fuori alla grande e possa portare un risultato positivo. Diversamente, si dovrà aspettare poi, come lo ha detto la scorsa puntata Giampiero De Clementi, il discorso dei ripescaggi, che sembrano essere alla portata sia del Ginnastica che sia della Città dei 21 Marina. Vedremo. Per questa puntata è tutto per la C1. Eccoci a parlare brevemente anche della C2, poco o niente quello che ci dobbiamo commentare. In primis la sconfitta per la Città di 21 Marina a Velletri, si sapeva già che era comunque partita difficile. 10-2 risultato finale, quindi per la squadra di Giampiero De Clemente la retrocessione diretta, la retrocessione appunto in Serie D, e poi giustamente adesso si aspetterà eventuali discorsi legati a ripescaggi e cose varie. Per quello che riguarda invece la formazione del Minturno, che comunque tutti sapete è vittoriosa alla grande nel campionato, tra l'altro ha raggiunto anche il record delle marcature nel girone, il punteggio, quindi come voleva appunto il tecnico Andrea Cardillo nell'intervista che abbiamo mandato qualche settimana fa. Quindi tutto questo è successo, festeggiamenti nell'ultima giornata di campionato. Poi c'è stata la Coppa che si è giocata sabato scorso e domenica, che ha visto la vittoria del Minturno per entrambe le partite. Prima partita contro il Futsal Ostia, 6-2 risultato finale, quindi potere assoluto da parte della formazione di Andrea Cardillo, tripletta di Moreira, poi stanziale di Stasio e Ribeiro. Quindi marcature per questi giocatori che comunque hanno fatto un gran campionato. Quindi la doppietta è arrivata nel senso di campionato e coppa. E poi c'è stata la partita, la finalissima, domenica pomeriggio al Genzano, Palombara-Minturno, vittoria del Minturno per 3-2. Questa è stata più sofferta la partita, però comunque la squadra sicuramente si è dimostrata di grande spessore. 3-2, scusate, tripletta di Faria, giocatore appunto del Minturno. Quindi mi sembra che in questo caso la pagina della C2 si va a chiudere, e dovremmo la settimana prossima chiudere questo discorso legato alla C2. Solo una cosa: leggendo questo pomeriggio su vari portali e appunto
alla pagina Facebook del presidente Ricciacci. A quanto pare il primo passo è stato fatto, quello della conferma di Stanziale, quindi l'anno prossimo ci sarà anche ancora una volta Stanziale, giocatore sicuramente di grande spessore, quindi primo passo è questo, poi giustamente dovrebbe essere il secondo quello della conferma di Andrea Cardillo, se vorrà restare con questa squadra in C1, poi chiaramente ognuno fa le proprie scelte. Questo è il quadro della C2, appuntamento a fra poco. Ed ora la pagina della Serie C femminile, anche questa sarà sicuramente l'ultima vetrina, poi la prossima non ci sarà. La Serie C femminile ha visto la vittoria in chiusura del campionato per l'Avis Fondi, che era già salvo, come diceva appunto la settimana scorsa il tecnico Ciro Iorio, e quindi 8-2 si trova finale fuori casa contro la Rosa Leventi, quindi dimostrazione che comunque la squadra è ancora in salute, anche se la concentrazione non poteva essere sicuramente massima per una partita che comunque a nessuno dei due serviva. Tripletta di Ilaria Centola, Popolla per lei doppietta, poi Mottola, Di Mascolo e Colantuono. Queste sono le marcature di questo match. Parlando poi sabato scorso con il dirigente Cibelli, mi ha parlato di prospettive interessanti per l'anno prossimo per l'Avis Fondi, quindi a quanto pare già qualcuno si sta muovendo per cercare quelle giocatrici della zona che possono servire alla causa della Visfondi. Quindi sicuramente Ciro Iorio, se resterà, potrà fare ancora un campionato di C. Giustamente ci si spera che possa essere migliore di quest'anno, che comunque un pochino all'inizio si è sofferto, quindi bisognerà capire se Testa resterà, a quanto ne abbiamo sentito dal tecnico Ciro Iorio, quindi potrebbe anche andare via perché non si adattava al discorso legato a livello finanziario da parte della gestione finanziaria da parte della Vis Fondi, che comunque non promette faville. Quindi questo è il discorso legato alla Serie C femminile, appuntamento giustamente all'anno prossimo per questo campionato, poi a quest'estate sul portale Sport Mondino proverò infatti a chiedere notizie su questa squadra Ciro Iorio oppure alla dirigenza. È tutto per la Serie C femminile. Eccoci a parlare di Serie D maschile, girone A, brevemente solo le partite che ci possono interessare, che ci interessano, quella dell'Antonio Valuzzi che batte per 4-3 il Real Terracina, mentre la formazione della Virtus Terracina ne ha presi 13 dal Real Potecoro, ma Real Potecoro è formazione prima in classifica. Quindi il Real Terracina sta a 51 punti rispetto al Real Potecoro che ne ha 63, che a quanto pare il campionato già lo ha intascato. Real Terracina dovrà giustamente partecipare ai playoff, quindi poi la settimana prossima vedremo di dare giustamente i giusti abbinamenti in base appunto alle direttive del comitato provinciale. La Virtus Terracina si trova a 14 punti. Prossimo turno solo per le due squadre che ci interessano: Virtus Terracina giocherà contro il Flora 92 e poi ancora le altre Terracina che se la vedrà con il Parrocchia San Giuseppe, quindi partita sicuramente tranquilla. Per il girone B, Formia, le due capoliste, come previsto a mica tanto, hanno vinto le proprie gare. Atletico Gaeta ha sofferto il primo tempo per far sua la gara, quindi il primo tempo è terminata 0-0, poi il secondo tempo è riuscito a sbloccare i risultati e da quel momento la partita è cambiata, ma ascolteremo anche le interviste a Valente e al portiere piacentino del San Giovanni Spini, quindi formazione sicuramente ostica. Poi risponde giustamente il giorno dopo la Vis Fondi che vince 11-1 contro il Ventotene, ma era una cosa prevista. In settimana si è giocato anche la partita Old Ranch Sporting Terracina, giocata in anticipo 5-2. Poi giustamente l'Olympus che espugna Sperlonga 5-4, giustamente fino a un certo punto, che comunque è stata sicuramente una partita tirata. 10-4 l'Atletico Marano che batte il Formia 105, ancora una prestazione positiva il DLF Formia che pareggia 4-4 contro appunto il Palavagnoli, e ancora Virtus Fondi 3 Mensuoli 6-2, che è una partita che conta poco e niente, quindi
Questo è il quadro della penultima giornata di questo campionato di Serie D. Andiamo alla classifica: Atletico Gaeta e Visfondi 59, seguito da Oldranche 56, 46 punti per San Giovanni Spigno, Sporting Olympus, Sporting Club Minturno 44, Palavagnoli 32 insieme a Sporting Terracina. Atletico Sperlonga 29, Atletico Marano 27, Tremenzuoli 22, DLF Formia 15, 9 punti per Formia 105 Calcio, Ventotene 2 e Virtus Fondi 0 punti. Prossimo turno abbiamo appunto queste partite che sicuramente saranno le partite che serviranno per capire, scusate, la griglia di partenza dei playoff e giustamente in primis lo spareggio del prossimo 17 aprile, se ci sarà, 17 maggio, se ci sarà, quindi sabato prossimo, ancora una partita per il calcio 5 di Serie D. 26esima giornata, l'Atletico Gaeta va fuori casa contro l'Olympus, quindi anche in questo caso partita difficile per la formazione del tecnico Antonio Valente. Poi l'altra formazione, la Visfondi, ha sulla carta una partita più alla portata contro il DLF Formia Calcio e l'Oldranche che se la vedrà con l'Atletico Marano qui a Gaeta, quindi tre partite sicuramente diverse l'una dall'altra, anche se l'Oldranche ormai deve puntare solo al terzo posto in classifica per un discorso di playoff. Tre, le altre partite, Tremensuori Ventotene, Palavagnoli Atletico Sperlonga, Visfondi DLF Formia Calcio, poi ancora San Giovanni Spigno Formia 1905 Calcio e ancora Sporting Terracina contro Virtus Fondi, partita senza punteggio. Solo per guardare il discorso legato ai playoff è intrecciato con il girone A, quindi le prime 9 squadre, quindi in base allo spareggio che ci sarà. Sicuramente insomma sarà importante capire chi delle due farà da battistrada, ma comunque siamo intorno alla formazione dello Sporting Terracina al nono posto, quindi è importante adesso aspettare la prossima settimana per poi ripartire dallo spareggio e poi giustamente i playoff. Abbiamo fatto il quadro completo, ascoltiamo adesso l'intervista al tecnico Antonio Valente del Atletico Gaeta e Piacentino, portiere del San Giovanni Spigno, al termine dell'incontro Atletico Gaeta, San Giovanni Spigno, terminato, ricordo, 4-0. Assolutamente sì, abbiamo fatto un'ottima gara perché avevamo di fronte una signora squadra. Abbiamo girato bene, abbiamo girato palla per bene il primo tempo, non riusciamo a fare gol. Effettivamente si è creato un po' di nervosismo anche nella squadra, nei ragazzi, perché stavamo un po' perdendo fiducia. Poi sbloccando il gol con fantasia, che si è anche fatto male nel gol, diciamo è andato tutto bene. C'era anche il tecnico della Visfondi a guardare, quindi avrà capito anche cosa fare per bloccare l'Atletico Gaeta. Ma sicuramente sì, ha visto insomma, un po' le nostre caratteristiche, che poi fondamentalmente si basano su delle grosse individualità, ecco. Però insomma va bene così, gli abbiamo fatto vedere una partita in più. Sì, una partita combattuta, soprattutto il primo tempo, poi loro avendo delle armi potenziali in attacco, veramente facevano la differenza, sbloccato il risultato, hanno allungato, noi abbiamo ceduto e loro sono veramente forti, comunque hanno qualità veramente ottime per questa categoria, se non di più, e hanno meritato di vincere. Primo tempo avete retto l'urto, forse troppo in copertura il primo tempo. Ma sinceramente abbiamo giocato un po' troppo in difesa, troppi lanci lunghi e purtroppo a calcetto non puoi giocare a lanci lunghi, il calcetto è fatto di scambi veloci, penetrazioni, purtroppo non ci hanno dato la possibilità neanche di giocare, ci stavano sempre addosso, ci marcavano bene, avevano una difesa e un attacco veramente forte. Chiusura del programma, questa penultima puntata di questa stagione di Wanda Futsal con il calcio a 5 di Serie D femminile. In questo caso abbiamo due o tre squadre da darvi risultato: San Giovanni Spigno che batte l'Atletico Rocca Massima per 2-1 e ancora il Formia Calcio che batte il Rocca d'Arce per 8-0 e il Ginnastica Studio Fulti che perde in casa con Giulianello per 5-2. Infine, l'Atletico Gaeta che viene battuto in casa domenica pomeriggio ha giocato contro l'Iri
calcio 2013, formazione di alta classifica che ha perso appunto per 3-0. Anche qua siamo appunto alla penultima giornata. La classifica vede Lidi e Formia insieme in classifica in vetta, poi a seguire c'è l'altra formazione che ci interessa, San Giovanni Spigno a 22 e ancora Atletico Gaeta a 19, chiude la classifica il Ginnastica Studio Fondi con 7 punti. Quindi questo è stato il campionato appunto, diciamo, di valutazione dell'Atletico Gaeta e del San Giovanni Spigno. San Giovanni Spigno in questa posizione sarà presente anche nei playoff, visto che verranno giocheranno anche le nono in classifica, quindi sicuramente insomma una bella soddisfazione per il tecnico romano. Il prossimo turno, 26esima giornata, abbiamo Atletico Gaeta che gioca fuori casa contro il Torrice e poi ancora Ginnastica Studio Fondi contro Atletico Cisterna, Formia 1905 Calci contro San Giovanni Spigno e basta così. Giustamente poi c'è il Torrice che vincerà con l'Atletico, il Formia che vincerà con San Giovanni Spigno e sicuramente insomma la classifica rimarrà uguale, visto che anche il Liri giocherà con l'Atletico Roccadarci, quindi alle tre squadre primi classifica Liri, Formia e Torrice. Si andrà poi a scegliere la coppia che farà lo spareggio, Liri e Formi, visto che il Torrice è in svantaggio su entrambe per differenza di reti. Quindi lo spareggio del prossimo 17 di maggio si farà appunto sul campo neutro, si farà fra Formia e Liri, ma giustamente dobbiamo aspettare la prossima settimana per ufficializzare questi verdetti finali. Niente, adesso ascoltiamoci per chiudere il programma le interviste a Di Rocco e Maregni, due giocatrici del San Giovanni Spigno presenti sabato scorso durante la partita fra Atletico Gaeta e San Giovanni Spigno maschile, quindi le ho intervistate e le possiamo ascoltare. Con questo sicuramente avremo la chiusura del programma, quindi appuntamento alla prossima settimana per l'ultima puntata di Mondo Futsal Sud Pontino. Penso che non ci possiamo lamentare, perché dall'inizio dell'anno siamo andati sempre salendo e abbiamo ottenuto risultati buoni, soprattutto nel ritorno. Infatti ieri sera era una vittoria importante perché ci ha permesso di raggiungere il nono posto e quindi di avere accesso ai playoff. Siamo tutte felici, la squadra si è consolidata, speriamo in un anno prossimo migliore, insomma. Parliamo con un'altra ragazza che adesso non mi viene il nome. Flavia Mallegni. Mallegni. L'esperienza del calcetto, che cosa, come mai questa volontà di giocare a calcetto? Guarda, la squadra è nata tutto quasi per gioco l'anno scorso, da un torneo femminile organizzato a Spigno, e poi pian piano ha coinvolto tutte le ragazze del paese e pian piano anche con acquisti siamo diventate una squadra e abbiamo deciso di affrontare il campionato. È uno sport di squadra che dà veramente tanto, insegna tanto, e anche grazie al supporto del mister siamo riusciti a conquistare questi risultati partendo veramente da zero. Ecco, parliamo appunto del mister, che comunque prima l'anno scorso era nella maschile, sì. Si è dedicato tutto alla femminile, sì. Come si comporta questo mister? No, ha molta pazienza, capire il mondo femminile è più complicato e ha dimostrato veramente di